Inizio il video in diretta. Ok, adesso guardo. Ok. Sono Manuela dal Maxi Zoo di Cernusco sul Naviglio e lui è Dylan, con il quale inizieremo a lavorare sul guinzaglio, con il suo umano, che così si è definito. Ok, umano. Vai, ma. Allora, come le dicevo, accorciarlo, quindi, okay. Però adesso partiamo con questo, perché lo lascio in mano lei. Cos'è fondamentale per il cane? Annusare, per mettere il muso a terra, sentire gli abitanti, sentire l'erbetta. Ok, se lei, come diceva lei signora prima, ve lo tiene così attaccato, il cane non può fare niente che ha a che fare con l'esologia del cane, ok? Quindi i guinzagli lunghi, che caratteristiche hanno? Dopo li faccio vedere, ci sono da 2 anche da 3 metri, hanno degli anelli per cui io poi dopo lo posso ripiegare, okay? Come quello che avete a casa, okay? Per cui nelle situazioni in cui siamo sul marciapiede stretto, chiaro che io il cane me lo tengo vicino, okay? Però gli posso anche lasciare corda a seconda delle situazioni. Ma l'importante è tenerle qui poi. Altra cosa fondamentale, Mari, viene una cruscina. Che non riprendo cosa tutto. Che un guinzaglio corto non sia efficiente, questa, che il cane fa fatica a sentire la distinzione tra quando collare il guinzaglio è teso e quando è morbido. Quello che noi vogliamo insegnare al cane, adesso lui porta il collare, ovviamente se non è vero, normalmente usiamo la pettorina, non come la pettorina adatta, come quel cagnolino lì, ma in ogni caso è lo stesso. Il cane la sensazione che ha di morbidezza, di morbido, è quando il moschettone gli poggia sul collo o gli poggia sulla schiena, perché hanno una grandissima sensibilità. Tanto per dire, i miei cani, che sono sempre leggermente davanti a me, ma non tirano, quando io comincio a girare i piedi verso sinistra perché decido di andare a sinistra, loro sentono che il moschettone si è girato a sinistra e cominciano a direzionarsi, pur non vedendo me che cosa faccio. Ok, loro hanno una sensibilità estrema. E quello che noi vogliamo insegnare a Dylan è che, guardi quel guinzaglio, lui ha fatto un metro da me, è vero che io non sono nessuno per lui, ho in mano il suo guinzaglio, però adesso il guinzaglio è già in tensione. Se io avessi un guinzaglio di 2 metri, lui sarebbe lì rilassatamente e gli potrei fare questa famosa che si chiama così del guinzaglio, che gli fa sentire va tutto bene, sei nel posto giusto, ok? Non sta succedendo niente di che. Perché l'ideale sarebbe L'ideale sarebbe andare in giro con il guinzaglio che fa questa. Ok, quindi il guinzaglio che è morbido. È chiaro, lui mi sta dicendo proprio in tutti i modi: ma chi sei tu? Ma come osi tenere in mano il mio guinzaglio? Quindi lo passiamo al suo umano. Ok, cerchi di lasciarlo più morbido possibile. Intanto però vorrei andare a prendere un guinzaglio lungo per un esempio. Certo, qua. Dove fa la prossima esposizione? Dicembre. Ma dove? A San Marino. Oh, wow. Spero che non si offenda. Il colore. La Dylan, sopporta. L'ultima, ah, che ok, questo qua è una S, lui andrebbe bene una M, però l'ho trovato qua la fa S in senso che qua. Ok, glielo metto pure lei. Vediamo un po' di pelle. Mi sono preso qua. È abbastanza lungo. Sì, perché già ha lo svantaggio di avere purtroppo l'etichetta blu, che già al cane un po' gli bastidio da, però era solo per fare l'esperimento. Se no, sai cosa posso fare, Mari? Mi puoi guardare nella mia borsa azzurra se ho un guinzaglio? Vorrei avere un guinzaglio rosso. Ok. Lo prendo? Vorrei che lei lo tenesse per la maniglia, ok? Senza tirarlo, di modo che, ok, Dylan possa avere la sensazione, ok, guinzaglio morbido. Lei umano adesso si direziona felicemente in questo punto, lei che dà la direzione. Se per caso bravo, se Dylan la guarda gli dice che è bravo, se Dylan sta nei paraggi gli dice che è bravo. Ok, aspetta, si fermi un attimo. Allora, può prendere oppure no? Come vuole. Se volete venire insieme, state... Allora, se volete venire insieme, stia affiancata però a sua marito Dylan, perché state insieme proprio, ok? Quando il guinzaglio entra in tensione, lei si ferma immediatamente, ferma. Sì, bravissimo. Dylan è subito tornato in tempo come dire che c'è,
te, a questo punto si gira da questa parte e dà la direzione, gli fa, gli indica che la direzione in cui lei, umano, ha scelto che la, il gruppo va è questa. Ok, però Dylan ha appena potuto sentire, guarda come bravo, come si riporta, cioè mi vengono i brividi perché dico, questo cane appena passato da un ventaglio all'altro ventaglio, lui già si sta dicendo, ma come, ma cosa succede? Appena tira, non ci siete e vi guarda. Cioè, io credo che con questo cane serva veramente pochissimo per insegnargliano a tirare. Semplicemente tira fuori dall'armadio l'altro ventaglio che avete. Sì, l'abbiamo lì, come stanno fuori. Adesso è chiaro che l'insegnamento e l'insegnamento si fanno così è perfetto, così tu è bravissimo. Il signor umano gli dica bravo perché bravo. Si può anche inserire una parola, per esempio. Dico una parola per dirgli che sono al guinzaglio, ma soprattutto per. Ecco, adesso Dylan si è girato, ha sentito tensione, si è girato verso di lei, è venuto giustamente verso di lei, adesso lei cambia direzione, prende a un certo punto, lei prenderà un corridoio a caso. Se Dylan sta dietro mi va bene, mi va bene, sta in fianco, si fa dietro anche, si fa leggermente davanti. Ma senza tensione, adesso il guinzaglio è per terra. No, ma va bene. Ok, questo è un guinzaglio di 2 metri, di là non si tira, è bastato solo cambiare uno strumento. Ok, signor umano, mi faccio un dietro front. Lento, in modo che Dylan capisca a un certo punto che lei si è girato. Ok, venga di qua. Bravo Dylan, cambia di direzione, Dylan sta già venendo, bravo, mi dica bravo. Bravo. Se riesce a dirglielo, bravo. Se riesce a dirglielo subito, appena lui lo fa. Ok, è chiaro che per voi la gestione di un guinzaglio più lungo, questo è solo 2 metri, è un pochino più complicato. Allora io consiglio, beh, adesso mi sento gli odorini e le cose. Sì, qua, infatti, poi vabbè, l'ambiente che conosce, perché veniamo su. Conosce. In più questa estranea che osa prendere in mano. Volevo solo farvi vedere, perché il guinzaglio andrebbe tenuto con 2 mani. Cioè l'ideale sarebbe non essere al cellulare con una mano e con l'altra distrattamente tengo il cane, perché sennò, o almeno quando inizio a fare gli esercizi sul guinzaglio, potete decidere un tempo durante la giornata, di solito quello che si consiglia è alla fine della passeggiata, al ritorno, cioè il cane si è sfogato, si è divertito, ha fatto le sue cose, gli ultimi 10 minuti per andare verso casa ti faccio gli esercizi. Ok, però quando ci sono con te ci sono completamente, e l'ideale, dicono che adesso lui non mi sembra un fortissimo tiratore, però effettivamente no, quello che fanno le persone di solito si arrotolano tutto così, e qui rischi, se lo strattone è forte li fatti veramente male al polso. Ok, allora per questo si dice che la presa di sicurezza con 2 mani è una andrebbe sulla maniglia, la appendo al pollice e poi chiudo, e qui ho la forza di un pugno, ok? L'altra uguale. Se per caso una delle due, perché c'è lo strattone, molla, tiene l'altra. Quindi io il cane ce l'ho in sicurezza, ok? È un po' strano, cioè così ti sembra di imparare a guidare, sì. Dici, oddio, c'ho in mano un volante. Però è una presa che almeno hai tutte e 2 le mani sul guinzaglio e no, non più garantisce il fatto che tu non ti fai male e che non ti scivoli via il guinzaglio perché lo stai tenendo con 2 mani. Comunque lui è bravissimo perché mi guarda tantissimo. Adesso Mari, io stopperei un attimo la cosa, facciamo un attimo in esterna. È chiaro che in esterna, anche se qua ci sono molti schifi,